Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro. Criptovalute News, come ogni settimana sono qui insieme a Federico Vizzi, analista tecnico finanziario, esperto del mondo cripto, per guardare insieme la scorsa settimana e capire qual è lo stato del mondo delle criptovalute, o almeno delle 5 più capitalizzate dell'ultima settimana. Intanto saluto Federico. Ciao Federico, grazie di esserti collegato. Ciao Giulio, un caro saluto a tutti e grazie a te sempre per l'invito. Sentiamo i rumori di fondo, quindi sappiamo che sei in giro per Milano. Questa settimana il panorama continua a come nelle scorse settimane a essere negativo, un grande tristissimo tappeto rosso davanti a noi. Tutte le criptovalute sono in discesa, in particolare particolarmente dolorosa è il segnale negativo per le 5 più capitalizzate. Direi di buttarci subito al commento di Bitcoin. Ma cosa gli sta succedendo a questo Bitcoin, Federico? Hai fatto benissimo una fotografia con le parole di quello che sta già accadendo. Mancano gli acquisti. Se mancano gli acquisti, cioè il denaro non entra, nuova liquidità, e la domanda naturalmente non incontra un'offerta alta, e pertanto è l'offerta che va incontro alla domanda, scendendo di quotazione di valore. C'è da dire che effettivamente non c'è un vero e proprio motivo al momento, tranne quello che è accaduto nell'ultimo mese, perché lì sì che c'erano dei fondamentali che hanno spinto negativamente i prezzi verso il basso. In questi ultimi giorni, in particolare poi oltretutto oggi, la giornata di venerdì, che copia un po' quello che è stato l'andamento dello scorso venerdì, dove abbiamo commentato insieme, Giulio, quello che stava accadendo proprio in quelle ore, cioè i prezzi che andavano a segnare nuovi minimi annuali. E oggi sembra un po' la replica, ma con quotazioni che scendono proprio perché sembra che non ci sia nuova liquidità, e pertanto i mercati lì stanchi che scivolano verso il basso, e oggi siamo ai livelli di venerdì scorso. Ora, qualche tempo fa a Lisbona, Web Summit, Crypto Conference, sentivo personaggi importanti del mondo delle criptovalute, della blockchain, dire, più o meno tutti d'accordo, the majority of crypto coin is rubbish, cioè la maggior parte delle monete che sono nate con la crescita, parallelamente alla crescita delle big, di quelle più, dei progetti più grandi dal punto di vista della capitalizzazione, è in realtà spazzatura. E questa spazzatura in questo momento sta per essere spazzata letteralmente via dai ribassi. Infatti tutto il settore, cioè non è una questione di Bitcoin o di Ethereum che scende, proprio il settore intero delle criptovalute sta subendo delle perdite. E ieri leggevo pure un articolo sulle azioni di Nvidia, del fabbricante di microprocessori per schede grafiche, che è molto utilizzato dai miner per implementare le loro infrastrutture, che sono letteralmente le azioni di Nvidia crollate con la crisi delle criptovalute. Secondo te siamo davanti al collasso di un intero sistema o a una scrollata di zavorra che permetterà al sistema piano piano di riprendere velocità verso l'alto? Le crisi sono fatte proprio per spazzar via quella che è l'incompetenza, e chi meglio di te, Giulio, può insegnare appunto come valutare un progetto. L'ultimo anno è stato, anzi precisamente lo scorso anno, esattamente un anno fa in questo momento, stavamo commentando un quadro della situazione completamente opposto, dove c'era tantissima euforia, c'era tantissima domanda, però molte, infatti la frase che hai citato tu è naturalmente, ha messo in evidenza quello che effettivamente stava accadendo lo scorso anno. Tutti entravano, ma non intendo entrare nel settore come investitore, ma che lanciavano i loro progetti lanciati e sbandierati come se fossero la rivoluzione della nuova tecnologia di cambiare il mondo, dove invece poi sottostante non c'era nulla, c'erano solamente promesse, parole, e purtroppo la cosa peggiore è totale incompetenza. E tant'è che
Questo ha portato il 2018 a fare evidenziare quello che effettivamente era una bolla di sapone sotto l'aspetto non tanto delle quotazioni. Io in questo momento non sto commentando quello che è avvenuto dalle quotazioni, che voglio dire è evidente a tutti che la maggior parte delle criptovalute stanno perdendo anche oltre il 90%, tra cui anche famose, importanti, conosciute, ad esempio una tra tutte Ethereum. Ma una bolla di sapone per quanto riguarda proprio i progetti, perché qui poi facciamo i conti con la realtà. Il mercato è naturalmente prezza da un valore a una sostanza, ecco, mettiamola così, dove se effettivamente non c'è un progetto che può essere poi reso reale, realizzato dalla teoria, perciò si passa alla realtà, alla pratica, il mercato poi fa i conti, come in tutte le cose, gli strumenti che viene dato un valore, e poi naturalmente si esce da quel settore in perdita, in questo caso o si esce in perdita oppure in guadagno, e in questo caso nell'ultimo anno nessuno esce vincente. Il Bitcoin, tra le oltre 2000 token più che criptovalute, perché molti saranno token, e sarà proprio poi la regolamentazione che nei prossimi mesi sicuramente avverrà, perché oramai ci sono anche delle chiare indicazioni per quanto riguarda i regolatori, primis tra tutti la SEC statunitense, che già indica che ci sarà una cernita di quello che saranno i token security, perciò equiparati a quelli che sono i lanci o la raccolta che avviene solitamente per i classici mercati tradizionali, e molte spariranno, ma non è un male, è che naturalmente quando ci sono queste crisi così importanti prendono tutto il settore, così come è avvenuto nel 2000, negli anni 2000, per quanto riguarda internet, dove hanno sofferto realtà che oggi sono veramente tra le prime cinque società al mondo, e prima tra tutti Amazon, che appunto viene conosciuta da tutti, specialmente chi utilizza il tuo canale, Giulio, visto che ultimamente stai dando evidenza anche ai prodotti di vocali di Amazon che sta lanciando. E beh, Amazon poi sappiamo tutti benissimo oggi la realtà è quella che è, però bisogna ricordare che Amazon nel 2003, anzi, dal 2001 e 2003 è andata ben sotto la quotazione dell'IPO, cioè vuol dire che la sua quotazione lanciata aveva perso la propria capitalizzazione, il proprio valore. E oggi siamo questo a commentarlo per quanto riguarda le criptovalute. Infatti vedremo se tra i grandi progetti di oggi, almeno quelli più capitalizzati, sapranno sopravvivere alcuni di essi a questo momento di crisi. La seconda valuta più capitalizzata è Ripple. E vediamo pure qua un movimento discendente che continua a portare Ripple su una linea di supporto, una linea di supporto che per ora sembra negli ultimi giorni in qualche modo reggere, e Ripple continua a essere al secondo posto, quindi Ethereum continua a essere scalzata al terzo. Ripple sta ancora beneficiando di quello che è stato il movimento di rialzo a settembre, dove in meno di 3 giorni addirittura ha triplicato il suo valore. Dopo aver toccato il fondo a 25 centesimi, in 3 giorni ha triplicato la sua quotazione, arrivando oltre i 75 centesimi. E ancora sta beneficiando di quel movimento, perché Ripple comunque cioè, non è andato sotto i minimi appunto della scorsa estate, così come è avvenuto venerdì scorso e come potrebbe avvenire anche nelle prossime ore per Bitcoin, così come Ethereum, nel caso non ci fosse una risalita delle quotazioni. Ripple invece non è andato sotto i valori tra settembre e ottobre, però decisamente ha perso oltre il 50% proprio dei massimi, appunto da 75%, tant'è che oggi ce lo ritroviamo attorno ai 30 centesimi. Ricordiamo che a Ripple il minimo sono 25 centesimi. Però, nonostante questo, e beneficiando poi anche della debolezza di Ethereum, è salita in seconda posizione, la sta mantenendo, però questo di certo non è poi un aspetto che deve compensare quello che effettivamente è stata una discesa. Senti Federico, mi sono dimenticato di chiederti una cosa su Bitcoin. Facciamo un salto indietro perché ho letto un tuo interessantissimo articolo su The Cryptonomist, il sito di informazione per il quale scrivi, in cui parlavi di un certo livello di prezzo di Bitcoin che potrebbe riaccendere l'interesse
di chi vuole acquistare e investire su questa valuta. Ora Bitcoin è in questi proprio momenti attestato intorno ai $3,350. Da quale livello di prezzo Bitcoin potrebbe cominciare a essere di nuovo appetibile per chi ci vuole credere? Allora, quando ci sono movimenti così forti a ribasso, che oltretutto si prolungano da diversi mesi, ahimè, per quanto riguarda il Bitcoin, Bitcoin aveva tenuto molto bene i livelli di supporto sino a settembre scorso, poi dopodiché invece è iniziata nuovamente la discesa e la rottura che è avvenuta proprio del supporto dei $6,000 a novembre, esattamente un mese fa. E perciò dare indicazioni o comunque consigliare un livello da monitorare con attenzione in questi contesti è sempre molto difficile. Chi l'avrebbe detto 6 mesi fa o addirittura, non dico 12 mesi fa, lo scorso anno quando eravamo oltre i $19,000, ma solamente 6-7 mesi fa, comunque, quando eravamo a $10,000, che ci sarebbe stato un ulteriore affondo, perché a $10,000 comunque era un livello che tutti consideravano, anche per quanto riguarda quello che era accaduto, un buon livello dove entrare, mentre invece oggi ce lo ritroviamo oltre il 70%, e anzi al 70% da quei livelli. Perciò quando c'è un mercato così definito orso, è sempre bene cogliere i segnali di una inversione del trend. Al momento inversione del trend non c'è, però se questo invece viene preso come, cioè preso l'attuale discesa come un motivo di dire ma io eventualmente posso attenzionare nuovamente questo che è il Bitcoin, così le criptovalute. Se un anno fa l'attenzione sul Bitcoin attraeva addirittura da 15, io non dico $19,000, ma $15,000, oggi a $3,000 sembra che veramente tutto questo sia svanito. E invece solitamente quello che avviene nei mercati finanziari è di acquistare sui movimenti forti di ribasso, però c'è anche da dire che quando il coltello cade verso il basso è molto pericoloso prenderlo al volo, perché si potrebbe cogliere dalla lama, non dal manico. Perciò fare questa metafora molta... direi che ha espresso in maniera chiara l'atteggiamento prudenziale da avere fino al momento in cui noteremo un'inversione del trend. Invece andiamo a parlare di Ethereum, perché anche Ethereum è ribassista, ma ho letto di un fork Ethereum che, a differenza del fork che ha coinvolto Bitcoin Cash nelle scorse settimane, il fork di Ethereum non sarà una reale biforcazione, ma sarà sostanzialmente un aggiornamento della blockchain Ethereum per migliorarne la funzionalità. Quindi potremmo pensare, visto che questo aggiornamento sarà nella seconda metà di gennaio 2019, un momento per aprire bene gli occhi sui movimenti di Ethereum sarà quello che ci vedrà contemporaneamente a smaltire i panettoni natalizi, cioè al ritorno a gennaio sarà l'ora di riaccendere la nostra attenzione su un possibile movimento in alto di Ethereum. Esattamente così. E beh, il fork bisogna anche specificare che, come hai detto tu, ma per chi non conosce poi effettivamente quello che avviene, perché uno legge la parola fork e poi l'associa sempre allo stesso evento, mentre il fork che avverrà su Ethereum è differente da quello di Bitcoin Cash. Ethereum, il fork che ci sarà un hard fork, perciò un'implementazione, addirittura 5 migliorie che verranno fatte sulla blockchain di Ethereum, che però questo non comporterà una scissione di Ethereum, ma comporterà un aggiornamento appunto dei nodi di Ethereum, a differenza di Bitcoin Cash che invece ha generato 2 nodi distinti tra loro ad oggi. Le migliorie naturalmente al momento sono sulla carta, perciò anzi, se questo dovesse avvenire con successo, non potrà che portare nuovamente la fiducia, non solo sotto l'aspetto delle quotazioni, che solitamente, come dicevamo prima, il mercato poi sconta quello che effettivamente avviene in maniera reale, ma anche per quanto riguarda sia i nodi e sia gli sviluppatori, perché troveranno una maggiore velocità, una migliore rete di blockchain che andrà a portare, ripeto, 5 migliorie, che non sono poche, in un unico fork. Vedremo poi effettivamente se non ci sarà inceppamenti o comunque non ci saranno delle problematiche. Se questo non dovesse avvenire, come insomma voglio dire
tutti se lo augurano, comunque questa è la proiezione, indubbiamente potrebbe beneficiare Ethereum sia come rete blockchain e contestualmente di riflesso anche il valore. Perché poi il discorso alla fine è sempre lì. Se la moneta ha una grande volatilità, attira molto i trader, coloro che vogliono fare speculazione. Se la moneta ha una bassa volatilità, attira molto le implementazioni come moneta di scambio, quindi coloro che possono comprare e vendere oggetti, beni e servizi con quella moneta, che invece non va d'accordo con la volatilità, altrimenti un minuto compro il pane a un valore e un altro minuto compro al doppio o alla metà. E se la tecnologia blockchain, che è quella che sta a sotto le criptovalute, arrivasse al punto di perdere la sua credibilità come tecnologia a sostegno della parte finanziaria, rimane comunque una tecnologia interessante per tante altre implementazioni. Quindi al di là dei movimenti del prezzo è anche importante capire cosa succederà dal punto di vista tecnologico, questi miglioramenti su Ethereum e anche il consenso che i miners, coloro che creano la moneta, raccolgono attorno a queste migliorie, perché l'hard fork Ethereum non creerà una biforcazione proprio perché nessuno dei miner ha alzato la voce dicendo io non voglio aderire a queste migliorie. Tutti quanti i miners sembrano essere allineati, quindi laddove sembra esserci consenso sicuramente attira l'attenzione di chi va alla ricerca di stabilità nell'investire in una moneta. Andiamo al passo successivo. La quarta criptomoneta più capitalizzata della settimana in maniera interessante è Stellar. Sì, Stellar sta appunto mantenendo la quarta posizione, ma non è tanto per meriti proprio quanto per dei meriti di tutto il resto che segue, perché Stellar ecco, comunque sul settimanale è scesa, sta scendendo, sta segnando un saldo negativo. E a te che anche oggi, venerdì, sta scendendo nelle ultime 24 ore di oltre il 7%, perciò voglio dire, poco da festeggiare per Stellar, però certo, dire che recupera la quarta posizione, ripeto, è più un segnale che per demeriti altrui, che perciò dà proprio effettivamente il polso della situazione di quello che sta accadendo anche tra le big. Ecco, per assurdo, invece di parlare di Stellar e della seguente, che è EOS, che guadagna la quinta posizione, andremo a commentare, secondo me, in maniera più proficua, coloro che hanno lasciato queste posizioni, in particolare Bitcoin Cash. Dice, ma scusa, ma Bitcoin Cash dov'è finito? Non è più tra le cinque più capitalizzate? In questo momento Bitcoin Cash è la sesta ed è in una caduta preoccupante sia per tutte e due le valute derivanti dal fork. Cioè la somma delle due valute genera comunque un valore in ribasso rispetto a quelli registrati prima del fork. Purtroppo Bitcoin Cash non è una bella storia, perché a differenza di quello che era stato il principale fork dello scorso anno, dell'agosto del 2017, dove dal fork appunto del Bitcoin aveva avuto origine il Bitcoin Cash, che oltretutto già dalle prime quotazioni era di $300-400, perciò voglio dire appena quotato già aveva un corposo valore, e invece questo non è accaduto per Bitcoin Cash, ma qui la storia è completamente diversa. Ci sono due fazioni che si stanno sfidando veramente al colpi dell'ultimo milione di dollari, perché veramente entrambe stanno perdendo milioni di dollari per mantenere la posizione dominante, ma però poi se facciamo i conti con la realtà, perciò la realtà diretta è quella del mercato, il mercato quanto prezza entrambe, se sommiamo il valore di oggi di Bitcoin Cash, che poi ha preso la prima forcella, Bitcoin BTC e Bitcoin SV, Satoshi Vision, se le sommiamo entrambe siamo attorno ai $180. $180 indicano in questo momento una perdita del 60% dal valore delle poche ore prima appunto della biforcazione, perciò del 15 novembre, dove eravamo poco oltre i i $400. E pertanto non è bello quello che sta avvenendo, sia sotto l'aspetto diciamo della diatriba tra le due fazioni, e sia anche sotto l'aspetto tecnologico e di mercato. È una storia che
ancora si porta dietro appunto tutto ciò che sono il contenzioso e gli scontri che sta scontando Bitcoin Cash in primis e poi di conseguenza anche i risvolti e la mancanza di fiducia che poi si riscontra su tutto il resto del settore, indubbiamente. E la fiducia, la visione è molto influenzata anche dal ricordo di quello che abbiamo alle spalle. Abbiamo alle spalle dei ribassi, abbiamo alle spalle delle perdite di somme ingenti da parte di tanti soggetti e il mercato in qualche modo ha bisogno di tempo per smaltire questa negatività. Lo scorso anno di questi tempi eravamo in rialzo, ma proprio intorno alla fine dell'anno c'è stato il primo importante segnale di ribasso, soprattutto sul Bitcoin, la fine di una illusione di un rialzo eterno. E direi che probabilmente i primi cambiamenti sul mercato possiamo cominciare a tentare di osservarli all'inizio del 2019. Non credo che non sono previsti grandi sconvolgimenti nella fine del 2018. Beh, oramai no, a fine anno hai detto bene, a meno che poi, voglio dire, il settore criptovalute ci ha sempre riservato movimenti improvvisi, inaspettati, anche molto violenti, non solo a ribasso ma anche a rialzo, ad esempio lo scorso anno. Il 2019 indubbiamente, ma non a detta mia, ma anche di altri esperti oltreoceano, dell'ingresso sempre più pesante da parte delle istituzioni finanziarie proprio nel settore delle criptovalute, così appunto solitamente si utilizza invece la parolina della blockchain per sorvolare sulle criptovalute, che però invece occorrono per mantenere appunto la decentralizzazione di questo settore. Il 2019 sicuramente apporterà delle novità che in questo momento possono essere quelle delle stablecoin, quella della regolamentazione, però ecco, come dicevamo prima Giulio, questo settore viaggia veramente veloce, un po' come internet, perciò parlare oggi di quello che accadrà nel 2019 è impossibile, si può fare una proiezione di quelli che saranno i primi mesi, e i primi mesi appunto saranno caratterizzati da, in particolare, sia dalla regolamentazione che sicuramente avverrà, ma non a livello generale come molti chiedono, perché la regolamentazione delle criptovalute totale sarà impossibile, altrimenti moriranno le criptovalute. Le criptovalute non sono nate per essere regolarizzate e controllate totalmente, ma la regolamentazione per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dei capitali nelle criptovalute, che comunque anche qui fino a pochi mesi fa è stato un selvaggio West. E poi per quanto riguarda le stablecoin, come dicevi tu prima, le criptovalute comunque soffrono anche dell'altissima volatilità. Le stablecoin invece servono per agganciare il valore a un valore monetario, così come a una commodity, intendo dire, o al dollaro o all'oro, sì, o altri, certo, strumenti che, voglio dire, quotano il prezzo di quella commodity e vengono utilizzate come criptovalute, anche se poi effettivamente vere e proprie criptovalute decentralizzate non sono, però comunque. E infatti, d'altronde, tra le cinque più capitalizzate c'era anche Tether, della quale non abbiamo parlato, stablecoin attaccata al dollaro. E se ci saranno, tra regolamentazione, fork, innovazioni tecnologiche e delle novità, noi saremo qui a seguirle, a commentarle, guardando al prezzo in maniera rilassata, per cercare di imparare soprattutto come muoverci in questo mondo che cambia anche dal punto di vista finanziario. Io ricordo che i grafici dei nostri commenti sono disponibili su fintech24.it e come sempre sul nostro canale Telegram dedicato, che in tempo reale può seguire la nostra analisi. Federico, ti ringrazio infinitamente per la tua compagnia nel commentare le criptovalute anche questa settimana. Ci vediamo alla prossima. È sempre un piacere, Giulio. Grazie a te. Alla prossima e buon fine settimana. Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro.